mm-hmm Un saluto a tutti cari telespettatori, benvenuti a una nuova puntata di Leader Mercati, una puntata speciale dedicata a IT Forum, una delle più importanti manifestazioni dedicate agli investimenti che si svolgono ogni anno in Italia. Anche quest'anno IT Forum ha avuto luogo a Milano, è tornata con una manifestazione in presenza di grande successo il 23 novembre e oggi abbiamo come ospite uno dei protagonisti dell'IT Forum perché ci è venuto a trovare qui nei nostri studi di Milano Fabio Castanò che è Head of Sales per il Sud Europa di Squared Financial. Grazie Fabio per essere con noi. Grazie a te, buongiorno a tutti. Bene, eh, uno speciale IT Forum, dicevamo, perché Squared Financial era una delle aziende che ha preso parte a questa edizione della manifestazione milanese. Ma allora ti chiediamo subito, Fabio, se puoi raccontare ai nostri telespettatori, innanzitutto, chi è e cosa fa Squared Financial. Sì, certamente, eh, Squared Financial è un broker multi-asset presente sul mercato dal 2005, ormai più di 16 anni. Eh, prima lavorava principalmente ecco con istituzioni, fino a qualche anno fa, e poi abbiamo aperto il mercato eh, retail, appunto con i clienti normali, persone normali, diciamo non istituzioni. E Ci eh, stiamo focalizzando, adesso abbiamo aperto anche da quest'anno proprio a nuovi mercati, con focus soprattutto sull'Italia, Spagna e altri paesi, paesi europei. Eh, un broker regolamentato dalla SISEC quindi a livello europeo dalla SISEC appunto che è membro della ESMA come la console qui in Italia e eh, anche dalla Seychelles quindi anche offshore eh, dalla, dalla Seychelles Square Financial eh, è un broker eh, svizzero di, con diciamo proprietari svizzeri e eh, Principalmente ecco, aveva lavorato molto con paesi arabi in, passati, in passato come Dubai e adesso come dicevo appunto siamo, ci stiamo aprendo ad altri mercati anche Sud America al momento, eh, con molto focus però in Europa. Ecco bene, quindi, eh, come avete sentito anche dalla carica di Fabio, Head of Sales per l'area del Sud Europa. Lui è un manager italiano che è stato assunto da una società che comunque è una società eh, internazionale. Lui ha fatto un po', se non sbaglio, la start-up delle attività nel nostro paese di Squared Financial si occupa dello sviluppo del business però allora gli chiediamo anche un po' qualcosa della sua storia professionale come sei arrivato, approdato alla carica attuale? Certo, eh, certamente sì, è una, una storia un po' lunga cominciata nel, eh, nel 2014 quando mi sono trasferito a Londra per avere appunto un'esposizione. Eh, sui mercati finanziari eh, e ho cominciato a lavorare come trader di futures a Londra. Dopodiché ecco, mi sono trasferito a, a Singapore sempre per lavorare eh, diciamo nei mercati finanziari. Lavoravo con grandi banche di investimento quel tempo lì. E anche, eh, cioè, anche ho lavorato anche in Hong Kong, dopodiché, anche tra Parigi eh, ed altre città, Barcellona, qui in Europa. E adesso finalmente. Eh, sono arrivato da ormai da più di un anno, lavoro per Square Financial a Cipro, okay, la base di Square Financial appunto a Cipro. E, eh, Cipro non so se sapete ma è un po' eh, la capitale del mondo del Forex, no? ci sono oltre 200 broker eh, e quindi ci sono ecco, delle grandi opportunità no, di, eh, di carriera nei mercati finanziari. È per questo questa scelta. Ecco, quindi diciamo Fabio ha eh, lavorato un po' in tutti i centri nevralgici della finanza internazionale, Londra, Hong Kong, come diceva Singapore, Cipro lo sta diventando è unione europea, quindi ci sono broker che sono regolamentati come qualsiasi altro eh, intermediario che opera eh, nell'Unione Europea, quindi sono intermediari che hanno una presenza nel vecchio continente e proprio grazie a questo loro vantaggio competitivo eh, cercano di insediarsi anche su mercati come quello italiano dove i broker, possiamo dirlo, non sono tantissimi come eh, altrove. Ecco, IT Forum è una manifestazione importante per eh, il vostro settore, voi avete partecipato, quali, un po', con quale filosofia, con quale logica e eh, con quali contenuti siete andati a IT Forum quest'anno, il 23 novembre? Allora, ehm, sì, siamo, era, per noi Square Financial era la prima volta che partecipavamo a questo evento. Uh, IT forum, appunto, davvero molto interessante. è C'era una presenza ecco, di altri, uh, in realtà quest'anno eravamo l'unico broker, però c'erano diverse banche e altre istituzioni finanziarie. Per noi è stato un evento molto produttivo perché c'erano sia trader professionisti come pubblico, diciamo che c'erano eh, trader professionisti, ma anche principianti. Quindi, soprattutto ecco, proprio quello che ci interessava a noi: incontrare un po' eh, entrambi i tipi di, di trader, no? sia chi stava, eh, sta alle prime armi ed anche no? chi invece ha più esperienza in modo da poter ecco, approcciare anche questo tipo di, di possibile cliente. Diciamo. È stata un'esperienza molto positiva, eh, io personalmente ho fatto, ero anche uno speaker, quindi ho fatto un workshop per, per quanto riguarda eh, il, il trading, okay? si può vivere di solo trading oggi, i rischi e i benefici connessi a questo tipo di attività e abbiamo trattato diversi aspetti, eh, diversi aspetti come eh, per esempio anche no, le, le truffe che ci sono magari in questo settore, quindi come riconoscerle e eh, diciamo stare alla larga. E poi anche no, eh, la psicologia del trading, ehm, la psicologia del trading sì, ed anche eh, il risk management, no, la gestione dei rischi connessi, connessi a, questa, a questo tipo di attività e poi anche no, come migliorare le proprie performance eh, de, dell'attività di trading. Quindi evento eh, molto positivo, eh, straconsigliato, ecco, soprattutto. Ehm, eh sì, poi da quello che so ecco, ce ne sarà un altro uh, a giugno che di nuovo parteciperemo, eh, la prossima volta sarà direttamente a Rimini eh, e quindi sicuramente saremo presenti. Certo, allora speriamo di avere un'altra edizione il prossimo anno di successo di T-Forum nella sua location tradizionale, che è quella di Rimini, poi c'è l'edizione eh, autunnale-invernale eh, che eh, invece è appena, si è appena conclusa eh, a Milano. Tu, Fabio, parlavi di due eh, elementi importanti: le truffe eh, online che spesso ci, ci sono, cioè la Consob segnala spessissimo dei broker non autorizzati, e eh, il secondo. Luogo, come se è possibile vivere o meno di trading, perché questo è un tema che agli italiani o almeno una nicchia di investitori italiani è sempre eh, interessato. Allora ti chiedo, innanzitutto, visto che tu segui il mercato italiano, lui è un sei un manager italiano, marchigiano in particolare. Marchigiano, e, eh, però hai avuto, hai, in Italia hai lavorato poco, hai studiato solo in Italia, la tua carriera si è svolta all'estero. Ti chiedo, il mercato italiano per un broker come il vostro, com'è? Un mercato interessante, ancora a grandi potenzialità? È un mercato assolutamente sì, molto interessante, con delle grandi, eh, con delle grandi opportunità, delle potenzialità, eh, sì come diversi mercati qui in Europa, anche Spagna no, ed altri. Eh, e c'è del potenziale, eh, secondo me, c'è molto lavoro da fare. Il, il cliente, no, le, in generale, no, deve acquistare un po' più fiducia nel settore, perché comunque sia un mercato italiano rispetto ad altri mercati europei, come potrebbe essere la Germania o per esempio adesso anche il Regno Unito, che eh, sono, sono sicuramente molto più propensi a, agli investimenti eh, in borsa. Però ecco, con, secondo me con eh, la, il, cioè, il necessario marketing e la necessaria istruzione. Eh, anche gli italiani possono diventare più propensi a questo tipo di investimenti e sicuramente c'è del potenziale, eh, c'è sempre, ovviamente, no, ci sono dei, per i clienti, c'è sempre anche un margine di rischio. però eh, un, per un broker serio che dà la giusta istruzione eh, ai propri clienti, sempre rispettando le leggi no, a livello europeo, sia della Consob o della SISEC, noi siamo regolamentati SISEC, come dicevo. Eh, e quindi quello dà una garanzia ulteriore eh, ai, propri, ai nostri clienti eh, che vogliono investire in questo tipo di settore. Ecco, prima di tornare a Dubai, ai quali hai fatto cenno prima, e poi parleremo anche dei riconoscimenti eh, che vi hanno dato eh, come broker, eh, sempre una parentesi sul mercato italiano perché tu accennavi appunto alle truffe, eh, perché un investitore medio del nostro paese, sentendo un nome straniero come Squared Financial, potrebbe eh, diciamo essere anche restio o comunque diffidente eh, per capire se si tratta di un intermediario autorizzato che ha le carte in regola rispetto a quelli che purtroppo vengono spesso troppo spesso segnalati eh, qual è un po la bussola per orientarsi allora eh, innanzitutto sì, sicuramente eh, c'è da, da controllare un po qual è, qual è la licenza del broker sicuramente scegliere un broker regolamentato anche se ci sono altri controlli da fare, ma questa non è l'unica cosa, perché ci possono essere anche dei broker che sono regolamentati, che però sono comunque sia fraudolenti e che poi magari chiudono dopo pochi mesi certo. diciamo di apertura. E sicuramente ecco, uh, controllare la licenza, una licenza europea, Consob, Sisec, CMV in, Sp in Spagna e così via. Uh, dopodiché uh, andare sul sito lo governativo locale, no, come quello della Sisec, uno scrive per esempio Square Financial Sisec, esce su Google, esce subito fuori il, il, uh, il link governativo del, della Sisec e lì si può controllare che il nostro numero di licenza è lo stesso che riportiamo sul nostro sito, proprio sulla home page. Poi sicuramente quando, una volta che uno ha fatto l'iscrizione, io consiglio sempre no, di provare, dopo che uno ha fatto anche un deposito, magari provare a fare un ritiro. ok? Eh, se uno ha depositato 5.000 euro, potrebbe provare a ritirare 3.000 euro per poi ridepositarli in un secondo mom momento, quindi già sappiamo che il, il ritiro funziona e, ed anche eh, sicuramente delle cose molto importanti, gli agenti, i cosiddetti account manager di un broker serio, non diranno mai cosa comprare o cosa vendere, questo non è permesso, non è legale e sicuramente non non è permesso quindi non si possono, non si può dare ecco, questo tipo di, di consiglio finanziario. Va bene? Quindi noi dobbiamo mettere, sì, la conoscenza diciamo, i nostri clienti di cosa sta succedendo sui mercati. Però ecco, non possiamo dire, per esempio, oggi compriamo il petrolio o vendiamo l'oro. Quello no, non è permesso. Eh, Un'altra cosa, i, gli agenti che lavorano per un broker serio e regolamentato non spingeranno mai a chiedere altri ridepositi ulteriori ridepositi. Quindi sicuramente eh, se, se sia un broker che è aggressivo nella vendita nel, nel, nel fare nel chiedere i ridepositi, quella non è un, un comportamento regolamentato. Sì, è vero che la gente può mettere a conoscenza eh, il cliente no, del fatto che con, considerando le operazioni aperte e L'importo depositato, allora magari ci si sta mettendo addosso un margine di rischio troppo alto. Quello sì. E quindi potrebbe essere meglio o ridepositare, depositare un ammontare più grande o eh, sicuramente diminuire la taglia dell'operazione. Certo, ecco quindi ricordarsi che il broker è parte terza indipendente, non deve fare la raccolta, deve mettere a disposizione dei clienti una piattaforma. Per la negoziazione sui mercati finanziari guadagnando ovviamente sulle uh, negoziazioni gli spread, comunque il broker non è un uh, venditore, il broker è un venditore di servizi uh, più che di uh, prodotti o di consigli di investimento, come diceva uh, Fabio. Ecco, a proposito di broker, uh, e a proposito di Dubai ai quale facevi cenno, uh, se non sbaglio, se avete ricevuto uh, più o meno di recente un riconoscimento. Come miglior broker multi asset? Non so se ci puoi spiegare meglio eh, qual è il senso del premio che vi hanno dato. Sì, esattamente. Eh, sì, Quest'anno anche abbiamo eh, partecipato al, all'Expo del Forex a Dubai a eh, fine settembre e eh, sì, abbiamo, ci hanno dato questo premio come miglior eh, multi asset broker, ovvero come broker no, che mette a disposizione dei propri clienti una gamma di prodotti finanziari eh, molto molto ampia. Infatti oggigiorno al momento poi continuiamo ad aggiungere eh, quasi ogni mese dei nuovi prodotti, al momento stiamo offrendo eh, azioni, eh, CFD e non, anche ETF, Exchange Traded Funds. ETF, eh, eh, CFD e non, anche qui, eh, poi forex, obbligazioni, opzioni, futures, eh, ma anche altri, ecco questo è giusto per nominarne alcuni. E, sì, quindi per questo motivo eh, ci hanno premiato no, con, questa, con questo riconoscimento al, al Forex Expo no, di Dubai. Tu parlavi di CFD, vari strumenti finanziari, CFD, azioni, ETF, i mercati che coprite in genere quali sono? No, noi lavoriamo con, cioè, con tutto il mondo, a parte qualche nazione, non lavoriamo in America okay, perché ci vuole una, una certificazione, una licenza speciale, eh, e a, a parte qualche mh, diciamo, nazione specifica con delle restrizioni, no? Eh, però se no altrimenti siamo aperti a tutto il mondo. Ecco. Eh, attivamente, sicuramente con il Regno Unito, Europa, eh, paesi arabi molto, eh, nel, nel Medio Oriente, anche Sud America. Eh, però ecco sicuramente ecco, quali, i clienti si possono iscrivere da un po' a tutte le parti del mondo. Ecco. Eh, per quanto riguarda invece le categorie di servizi sui quali state puntando molto in questo momento c'è qualche vostra soluzione o comunque servizio per il cliente che, su cui state diciamo, concentrando le vostre energie? Sì, certamente c'è una novità di quest'anno. Eh, praticamente allora, noi, Square Financial, ah, o, a, oltre alle due licenze che ho menzionato prima, eh, abbiamo anche la licenza di portfolio management. Quindi possiamo gestire i fondi dei nostri clienti e quindi ecco, proprio da quest'anno abbiamo lanciato delle strategie eh, di trading alle quali i nostri clienti ecco, possono decidere di, di partecipare. In realtà sono c'è proprio un team interno a Square, a Square Financial che eh, trada manualmente, è molto importante, ecco, non si tratta di un bot o di un sistema automatico, quindi non, niente di automatizzato, c'è proprio un team di trading che trada manualmente per i nostri clienti. E se vogliono, ovviamente con noi mostriamo i grafici, gli andamenti, no? se vogliono i nostri clienti possono decidere di entrare. A far parte no, di, di questa strategia e quindi controllare durante come sta andando ecco, l'andamento no, di, di questo tipo di investimento. Eh, normalmente, queste strategie hanno dato dei risultati eh, interessanti, no, sempre in maniera molto conservativa, perché la prima cosa che noi non vogliamo è sicuramente ecco, bruciare no, del capitale dei, dei nostri clienti però ecco ritorni anche con 1-2% al mese qualche strategia ecco, sta dando questo tipo di ritorno. Per quanto riguarda gli strumenti più utilizzati eh, ci sono alcune le preferenze dei clienti vanno verso qualche categoria di strumenti piuttosto che altri nel mondo del trading eh, i derivati tipo future e cfd per gli investitori un po più esperti sono sempre stati diciamo molto gettonati non so nel il vostro caso, se vi siete fatti un'idea un po' delle preferenze del cliente I future e options eh, e opzioni eh, le abbiamo in realtà introdotte da poco, quindi ancora è presto no, per poter dire no, se, se c'è una eh, preferenza da parte dei clienti. Sicuramente eh, andavano molto, va molto forte il forex. Per una questione no, che c'è comunque sia un'opinione comune eh, che dice appunto che l'analisi tecnica non funziona molto sul forex e quindi il cliente eh, retail cioè prova molto con questo tipo di strumento e, e poi anche le azioni, onestamente sì, anche le azioni è eh, uno strumento molto gettonato, no? per, perché ovviamente tutti sentono di parlare no? di Amazon, Tesla, certo. eh, Google e così via, no? quindi sono attirati molto da, da questo tipo di, di strumento finanziario. Quindi azione, eh, in questo caso acquisto diretto del titolo o CFD? Entrambe, okay. entrambe. in realtà la differenza... Dipende un po' dal, uh, dal, dal cliente, okay? certo. dalla disponibilità, perché ovviamente se un cliente vuole comprare Amazon, per esempio che sta a più di 3.000 dollari, magari non tutti hanno questo, questa somma da investire, quindi allora sì che li optano eh, per un CFD. magari ecco. Certo, che consente di esporsi su un titolo anche con cifre più modeste. Eh, ecco quando si parla di trading derivati CFD c'è sempre un fattore importante che è l'effetto leva che consente di esporsi su un titolo, su un'attività finanziaria anche per un capitale superiore a quello effettivamente disponibili. Eh, vostre soluzioni utilizzano la leva più o meno qual è la panoramica? Sotto, ecco, I nostri clienti che stanno sotto SISEC, ehm, come da regolamentazione, per esempio sul Forex hanno una leva 1 a eh, 30, e, e quindi ecco, si usa questa leva. Quindi, ovviamente, c'è ecco, bisogno di un capitale molto minore no, per poter investire in questo tipo eh, di eh, strumento finanziario. Però ecco, sicuramente se, se stiamo parlando di SISEC, quindi non diamo eh, una leva sì. 1 a 200, per esempio. Quella sì la possiamo mettere a disposizione dei nostri clienti però loro devono presentare ulteriori docu una documentazione diciamo che dimostra che si tratta di un, eh, di un cliente eh, professionale, sì, certo. professionista diciamo. Sì, anche perché il Forex, se non sbaglio, eh, non sono un tecnico, però essendo un mercato molto molto liquido, spesso abbiamo visto anche offerte di servizi con leve stratosferiche 1 a 100, 200, addirittura avevo visto 1 a 400, non so se mi sbaglio. Anche 500. Eh, ah, ecco. <ride> il, il discorso della leva è proprio questo. È un'arma un suicidio. Eh, non essere. è sempre un suicidio, se uno sa cosa sta facendo, certo. sicuramente no. Eh, c'è il potenziale, in realtà, però sì, nel, nel, nel settore si, si dice no, che la leva è un'arma a doppio taglio, ovvero eh, se sai cosa stai facendo, molto probabilmente ne trarrai del profitto, altrimenti eh, se invece non sai bene cosa stai facendo con una leva 1.500, beh, se il mercato va a tuo favore per qualsiasi ragione, ottimo, farai molti più soldi di quelli che potresti fare con una leva minore, però se si muove contro eh, di te sicuramente certo. potrebbe bruciare l'account intero. Nel caso del mercato italiano, mh, diciamo voi avete una presenza all'estero più consistente, cioè di maggior lunga data all'estero, però state eh, tentando di, eh, avere sempre di ritagliarvi uno spazio significativo anche in Italia. Lo dicevamo prima eh, che iniziasse la trasmissione, l'investitore italiano è sempre stato molto conservativo, poco amante del, eh, diciamo così, del, degli investimenti rischiosi, anche se diversificati, eh, non conosce molto la finanza purtroppo, però c'è sempre stata anche una nicchia importante di clienti che mh, avanzatissima, addirittura superiore alla media di altri paesi. Eh, voi vi siete fatti un'idea un po' dell'investitore. Italiano, medio, che si rivolge a voi, o che potrebbe essere per voi appetibile? Come dicevi, di fatti, l'investitore italiano, in media, l'italiano, diciamo mediamente, non è un investitore che ha una conoscenza profonda dei mercati finanziari e quindi ha bisogno di molta assistenza, per quello per noi come Brokers for Financial molto focalizzato alla formazione. Una volta che il cliente diciamo, decide di investire con noi è molto importante diciamo, appunto, formare questo cliente, fargli capire come funzionano i mercati. Gli affidiamo subito un Senior Account Manager che ha esperienza di diversi anni nei mercati finanziari che lo assisterà in tempo reale ogni volta che il cliente ha bisogno. Ecco. Perché sicuramente ecco, l'italiano normalmente ha una conoscenza rispetto magari ad altri clienti americani o britannici, ha una conoscenza dei mercati finanziari non abbastanza ridotta. Ecco. E quando invece ecco, la conoscenza dei mercati finanziari e l'esperienza sicuramente dà delle possibilità in più appunto, di avere successo no, in questo tipo di investimenti. Ecco, avete un team a Cipro anche che si rapporta con la clientela italiana, parla italiano, certo, certo, italiani che, che vivono a Cipro. Ecco. Abbiamo sì un team che sta crescendo fortemente, eh, soprattutto per quanto riguarda Italia e Spagna, un team che ho creato io diciamo eh, stesso e adesso sta crescendo fortemente. Già ci sono penso più di 15 persone eh, che, che lavorano, che seguono questo mercato, che sono disponibili per i nostri clienti. E, ehm, e vedo e adesso abbiamo aperto anche altri mercati come Germania e Regno Unito soprattutto adesso con lo stesso modello quindi vedo che a breve eh, verranno aperti altri mercati con diciamo con la stessa tipa di crescita quest'anno è un anno molto importante eh, per Square Financial eh, dagli ultimi diciamo risultati abbiamo raddoppiato più che raddoppiato il numero di clienti ehm, Grazie a un rinnovo anche del management avvenuto negli ultimi anni. Ecco. Quindi eh, Cipro è una piazza internazionale anche per le professionalità della finanza. Ci sono tanti italiani come Fabio eh, e anche dipendenti di altri broker che eh, lavorano là e che hanno proprio la funzione specifica. Di rapportarsi eh, con la clientela italiana. Eh, bene, e sulla cifra che vengono investite, abbiamo ancora qualche minuto, gli italiani più o meno quali sono un po le entità dei, dei capitali e qual è un po anche eh, la diciamo eh, la, il profilo del, dal punto di vista economico dell'investitore che si rivolge a voi sono ricchi risparmiatori medi investitori medi professionisti che lo fanno eh, diciamo a tempo perso anche trader professionisti sicuramente eh, c'è un po di tutto ok Ci, ci sta dal, dalla persona no, che entra con un capitale ridotto, comunque in genere tutti gli italiani cominciano no, abbastanza cauti, che non, sì. è, una, non è una cosa errata, diciamo, certo. e cominciano piano piano, fanno un piccolo deposito e poi vedono un po' come vanno le cose, conoscono il broker, la gente e una volta che. Diciamo si fidano un po' di più, allora sì, che vedono magari le cose vanno bene, allora sì che fanno investimenti molto più ampi. Però in genere eh, ci sono diversi cioè, clienti che investono somme eh, abbastanza ridotte e poi ci sono anche no, quei clienti invece che hanno capitali molto più estesi, che vanno oltre 100.000 euro magari o anche, anche di più. E, quello Comunque sia sempre una cosa graduale che avviene un po'. Eh, piano piano con la, diciamo, dopo aver conosciuto il broker e che una volta che si è acquistata la, la fiducia ecco, de, del broker. Però eh, anche trader professionisti in Italia ce ne sono eh, di meno eh, rispetto magari al Regno Unito, però sicuramente hanno ecco, una, una parte importante anche perché il trader, il trader professionista no, sa cosa cosa sta facendo e quindi si sta certo. a un rapporto proprio a lungo termine, duraturo nei, nei, nei mercati. Ecco. Benissimo, allora noi siamo quasi al termine della nostra trasmissione, ringraziamo Fabio Castanò, Head of Sales per l'area del Sud Europa di Squared Financial, grazie Fabio per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie mille per, per avermi invitato a no? questa puntata, è stato un piacere e speriamo di, di rivederci molto presto. Ecco, speriamo di rivederci molto presto, naturalmente quando Fabio vorrà tornare a Leader Mercati, anche se eh, collegato a distanza da Cipro, sarà ospite benvenuto e speriamo anche di rivederlo nella prossima edizione di IT Forum che si svolgerà nel 2022 quando eh, ci sarà la bella stagione. Intanto Leader Mercati tornerà però la prossima settimana come sempre. A raccontarvi nuove storie del mondo finanziario, nuove storie del mondo del risparmio gestito, nuove storie manageriali e imprenditoriali. Grazie ancora per essere stati con noi e un buon investimento a tutti.